Prima della partita in spogliatoio abbiamo parlato di questo, sia Christian prima che io. L'idea era quella che questa partita nascondeva due insidie. La prima era quella di viverla pensando che fosse inutile e con la mente rivolta a Mantova. La seconda era invece di subire il nervosismo per un risultato ormai a portata di mano e quindi subire magari la pressione del voler o del dovere a tutti i costi vincere questa partita. Il messaggio, l'idea, lo spunto, la provocazione era questa è una partita. Ne abbiamo vinte tante quest'anno, ne avevamo vinte fino a stasera 5 più 13, che non è un vezzo, nel senso che statisticamente sono 18, però insomma tecnicamente la sconfitta con Lucca ci sta e ci ha fatto anche bene in quel momento dell'anno, probabilmente. E quindi questa era una partita, ma la cosa che avrebbe fatto veramente la differenza era la nostra volontà e capacità di far sì che fosse la nostra partita, cioè che fosse giocata secondo il nostro piano tattico, secondo quello che avevamo preparato e non cadendo nell'errore o subendo invece la grande qualità e quello che di tattico e di piano partita avevano preparato i nostri avversari. Credo che siamo stati ancora una volta quest'anno capaci proprio di piegare la partita fin dai primi minuti su un ritmo e su una tipologia che era più consona forse a noi che ai nostri avversari. E avete impostato tutti i vostri automatismi su un nucleo molto affiatato italiano e un americano solo, quasi in controtendenza con questo americano, senza mai aver avuto la voglia di inserirne un altro. Una riflessione su questo Ah, fatto. io credo che uno dei grandi punti di forza di questo nostro successo sia proprio la solidità della società, la compattezza e la solidità della società. Con il presidente, con Christian, abbiamo elaborato 3 anni fa un progetto. L'idea era quella di costruire un gruppo italiano e di portarlo avanti con qualche piccola variazione, di impreziosirlo di anno in anno. E a maggior ragione quest'anno l'impatto con gli americani in una piazza dove non c'erano mai stati e in una squadra dove molti giocatori non avevano mai avuto modo di giocare con gli americani, perché a giocare con gli americani è particolare negli equilibri, nella gestione, nei rapporti, eccetera. Pensavamo che la forza del gruppo italiano fosse tale da consentirci di approcciare il nuovo mondo con un attimo più di calma e di puntare su un solo giocatore sperando di sceglierlo bene. Se le referenze tecniche, e poi l'avevamo seguito alle Summer League, eccetera, ma se le referenze tecniche era facile reperirle, diciamo che chi ce l'ha consigliato, le persone di cui ci siamo fidati, sotto il profilo invece del carattere del ragazzo, sono state per fortuna eccellenti consigliere, perché è un ragazzo straordinario e credo che oggi abbia dimostrato per l'ennesima volta una qualità e una personalità straordinarie, pur in alcuni minuti passando inosservato e giocando quasi al servizio degli altri. Però le fiammate, quando c'è bisogno di lui, per tutto l'anno le abbiamo sempre avute. Quindi la forza è stata anche quella, dopo le prime 4 sconfitte su 6 partite, di non tradire questo progetto, di non andare in fibrillazione, ma di Cedere alla tentazione di Sì, questo. assolutamente, ma di tenere duro e di continuare a fare quello che per cui insomma c'eravamo costruiti. Coach, a questo punto hai un mese per preparare il playoff di Sì. adesso ci stanno un paio di giorni di festeggiamenti così. Ma sì, è una settimana un po' particolare, cade bene il fatto che domenica riposiamo, quindi avremo modo di vivere con leggerezza questa settimana, di festeggiare, di scaricare proprio la tensione di quest'ultimo periodo. Dopodiché invece avremo bisogno di lavorare sia sul profilo fisico-atletico sia sul profilo tecnico, perché le prossime 3 partite, che sono 3 partite tostissime perché abbiamo un calendario difficilissimo, diciamo nel contraltare tecnico, andiamo a Omegna, andiamo a Mantova e abbiamo in casa Matera. Quindi direi che sono 3 eccellenti occasioni per
per crescere, facendo magari anche un po' tesoro dell'esperienza della Coppa Italia, dove abbiamo capito che arrivavamo rispetto ai nostri avversari sempre un secondo prima, un metro dopo, eravamo sempre in affanno di poco, ma sempre in affanno. Proveremo a colmare questo gap, non perché vogliamo andare in A1, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo essere, insomma, consapevoli del percorso. Non abbiamo velleità o presunzioni, però abbiamo l'orgoglio di dire andiamo a giocare con la prima della Gold e non vogliamo essere spazzati via. Ecco, questo credo lo dobbiamo a noi stessi dopo questa straordinaria stagione. Una domanda per loro, per me. Siete un ottimo gruppo italiano, come diceva Lorenzo, con un americano. Pensate che valga la pena aggiungere qualcosa in questo meccanismo perfetto per il playoff di Gold, oppure no? Pensiamo che la credibilità passi attraverso la coerenza. Se oggi penalizzassimo qualcuno degli straordinari protagonisti di questa squadra per lasciare lo spazio a un altro giocatore, tradiremmo il principio da cui siamo partiti, quindi è giusto che questi giocatori si giochino questa opportunità e se la giochino con la serenità che è il loro palcoscenico e non quello di altri.